Cari amici, oggi abbiamo alcune cose estremamente importanti da dire. Intanto questa è la fotocopia per te. Allora, due cose importantissime, due considerazioni assolutamente necessarie. La prima riguarda la geopolitica. Noi, come avrete visto, quelli che ci seguono nei nostri blog, Accademia della Libertà, Alba Mediterranea, abbiamo più volte espresso la nostra opinione essere i cosiddetti migranti, e questo è dimostrato dai video che ci fanno vedere adesso in televisione, essere delle truppe mandate allo sbaraglio da loro signori, cioè dagli occidentalisti, per colpire l'area in qualche modo confinante e che potrebbe essere controllata dalla Russia. In questo ambito il primo attacco, state ben attenti a quello che sto per dire, il primo attacco è avvenuto quando c'è stata la cosiddetta formazione del Kosovo. Questo aveva lo scopo proprio di mettere in difficoltà la Russia ai suoi confini. Adesso l'attacco, che è un po' fuorviante rispetto a quello che arriva in Italia, va attraverso i Balcani. Perché? Perché l'attacco che riguarda i Balcani deve riguardare alcune nazioni, tra cui principalmente l'Ungheria. Noi abbiamo detto che questi migranti, che io non so chi siano, leggeremo poi da dove vengono selezionati questi personaggi, che arrivano con moglie e figlia a carico e a scorta, questi migranti, abbiamo detto, vengono utilizzati così come i cowboys quando vogliono, si vedono nei film western soprattutto, no? Quando vogliono passare attraverso un luogo dove c'è l'agguato dei soliti desperados, e allora provocano lo stampede, cioè si mettono ai lati e dietro alla mandria bovina e, sparando ai lati, inducono la mandria bovina a scaraventarsi e non è assolutamente controllabile. Questa bellissima scena è una delle scene culminanti del bellissimo film di Sergio Leone, C'era una volta il West, dove i Pelle Rossa mandano una mandria di bufali a distruggere una stazione ferroviaria in costruzione. Quella fa parte proprio della storia degli Stati Uniti, della storia essenziale degli Stati Uniti, dove sono state le ferrovie, perché i baroni delle ferrovie, l'abbiamo già detto più di una volta, andate a vedere su Alba Mediterranea, i baroni delle ferrovie hanno distrutto tutta quell'area e sono stati i veri autentici responsabili del genocidio dei Pelli Rossa, ricordiamocelo bene. Le carrozze Pullman. È chiaro? Ecco. Tanto per dirne una. Tanto per dirne una. Andatevi a leggere la storia, ci sono molti libri dedicati, noi ne abbiamo commentati sempre ampiamente. Sempre questi cognomi che finiscono per Mann. Sì, oltretutto. Con una N o due N. Sì, oppure chiaramente tedeschi come denominazione. E questi personaggi qua poi, che erano ovviamente i finanzieri dell'epoca, e qui c'è un riscontro con la nostra storia risorgimentale, descritta ampiamente dal nostro amico Enrico Montermini, leggeremo qualcosa anche oggi in relazione a questo aspetto, perché le ferrovie sono state all'origine della modernizzazione, c'è poco da fare, così come oggi gli aerei, come gli etruschi e poi i romani hanno fatto le strade consolari, gli americani in particolare e gli inglesi hanno cominciato la rivoluzione industriale utilizzando per la prima volta il motore a vapore utilizzando il ferro. È il ferro. Pensa quanto ferro hanno utilizzato per mettere le rotaie. Certo. Dall'Atlantico al Pacifico, certo, ad esempio. 4500 km. Appunto, immaginate un po'. Si sono poi dedicati interamente alla loro vera attività, che era quella degli usurai e dei finanzieri. La storia è di una chiarezza. No, la cosa l'ha detta pure.
Un altro che ha fatto una cosa del genere sono stati gli inglesi in Estremo Oriente, cioè in India e in Cina, dove apparentemente mai conquistata, però dominavano la scena politica e decidevano quello che doveva fare l'imperatore o l'imperatrice. Esattamente. E quindi, fra le tante altre cose, hanno fatto anche la rete ferroviaria, perché serviva ai loro scopi di occupazione commerciale, mercantile e quant'altro. E tu mi hai fatto venire in mente un'altra cosa. La guerra e le rivolte dei boxers sono conseguenziali a questa identità ideologica mercantilistica inglese. Anzi, mi hai detto un'altra cosa, una cosa che è importante ricordarla. Il nord, durante la guerra di secessione, il nord ha vinto contro il sud, non solo perché utilizzava i greenback sono venuti dopo, perché poi i famosi greenback sono all'origine dell'omicidio di Abraham Lincoln, certo. Ma anche poi lì è tutto strettamente correlato. Strettamente correlato. Ma il nord ha vinto il sud grazie alle ferrovie. Allora ricordiamocelo bene che l'approvvigionamento e la logistica sono funzionali alla guerra in qualunque momento. Il nord, grazie alle ferrovie, riuscì a penetrare all'interno dello schieramento dei sudisti e proprio Pittsburgh è stata la battaglia che ha rappresentato il massimo sviluppo dell'offensiva del generale Lee. Esatto. No, qui noi ci riguardiamo alla parte finale della guerra, dove alla fine loro, i nordisti, hanno vinto anche grazie alle ferrovie. Allora, detto tutto questo, soprattutto grazie ai finanziamenti che avevano avuto dalla Francia e da chi di dovere. È naturale. La guerra di indipendenza, chiedo scusa. Allora, veniamo a noi. Comunque era rimasto in buoni rapporti, insomma. No, la Francia stava col sud della Francia, è vero, hai ragione. Non solo, ma la Francia ne approfittò per questa guerra per tentare la conquista del Messico. Non dimentichiamoci. Certo. Quindi la conquista del Messico, che è avvenuta per il tramite Massimiliano d'Austria. Esattamente, della nomina a imperatore dell'America di Massimiliano d'Austria, e l'America e gli Stati Uniti finanziarono la rivoluzione di Benito Juarez, che poi fu vincente. Sì, ma stiamo slittando. Dobbiamo dire, sei tu che hai allargato è vero. Dobbiamo dire che questo tentativo dovrebbe essere studiato proprio in termini geopolitici, molto interessante, perché poi è finito con la fucilazione, niente un po' di meno, che di Massimiliano dopo la resa nella località detta Cherétaro. Quindi fucilazione di Massimiliano a Cherétaro. Ora ritorniamo a noi, perché siamo sempre nello stesso non solo gli re vengono impiccati, ma anche gli imperatori fucilati. Della serie, state attenti che prima o poi vi capita anche a voi. Che voi, comunque imperatore, perché sì, era un pseudo imperatore, certo. Ebbe subito il contrasto principe, popolare. Era principe. Come no? Era il fratello dell'imperatore d'Austria, certo. Che aveva quella bellissima sede, quella bellissima villa a Trieste, e che poi fu cantata, questa figura di questo personaggio fu cantato dal Carducci in quella bella poesia che finisce "O bello, o biondo, o puro Massimiliano". Allora torniamo a noi, perché poi tutto si ricollega. Questo Massimiliano che stava a Trieste, questa non a caso guerra, Trieste ha una funzione geopolitica da sempre importante. Esattamente. Poi questa Trieste, che era un punto di riferimento e porto che dell'impero. Controllava la zona balcanica dell'impero. Questa prima guerra mondiale che portò l'Italia ai confini della Balcania, cosa importantissima che i nostri cari amici non volevano, da qui ovviamente la esclusione dell'Italia dai Balcani
e la spedizione di D'Annunzio. Sono tutti collegamenti che io voglio fare, perché qui il problema è questo. Questa è la più importante rivista di geopolitica del mondo, che è Le Monde Diplomatique, tradotto in italiano dal Manifesto. E qui spero che le persone lo leggano, questo titolo, perché è importantissimo. E poi vi dirò per quale ragione io ho una certa qual idea. Ricordiamoci che l'Italia è sempre stata abituata a fare una strana politica estera, che non è quella che appare. Allora, i Balcani, la nuova linea del fronte. I Balcani, dopo l'Ucraina, diventeranno il teatro di un nuovo scontro est-ovest? La risposta mia è immediata, sì. No, ma non nuova, eterna. Eterna. I Balcani sono la chiave. Da quando c'era la Pannonia la Romania di Decebalo, no? Da allora in poi è stata. I Balcani sono stati il punto di passaggio. No, sono sempre stata anche parte della politica estera dell'Italia, in qualunque accezione la si vuole individuare. Noi l'abbiamo già detto più di una volta, non so se tu te lo ricordi. Sono stati punti di riferimento e via di accesso dei barbari che hanno invaso l'Italia nel periodo delle invasioni barbariche. Certo. Che proprio per quella ragione il tentativo di bloccare sui Balcani hanno fatto vincere Stilicone a suo tempo, creando. No, ma anche Aureliano. Tutte le grandi. Tutti gli imperatori della decadenza si sono scontrati lì. Poi tra l'altro quella famosa battaglia di Adrianopoli, la battaglia di Adrianopoli dove morì un imperatore, è stata una battaglia determinante, è sempre lì. Il fatto che i romani si affidassero agli ostrogoti è lì, perché gli ostrogoti sarebbero serviti per fare da fronte verso le invasioni barbariche. E ricordiamoci, cari amici, che una delle ragioni della morte di Aldo Moro sono stati quei famosi trattati di Osimo. Andatevi a vedere cosa sono i trattati di Osimo. Una porcheria assoluta. Firmati. Il calo delle mutande da parte dell'Italia. Fino a un certo punto anche lì, perché se tu ti vuoi garantire un minimo di indipendenza nei confronti degli occidentalisti che ci controllano, è chiaro che devi dare qualcosa anche a quegli altri. Quindi questo è tutto un discorso che io accenno, perché quello che ci interessa qui è questo articolo, perché devo arrivare poi a una strana conclusione e vediamo se poi i nostri amici concordano. Gli investimenti russi nella regione sono da leggere in ottica tanto commerciale quanto geopolitica, è ovvio. Mosca, pur continuando a esercitare la propria tradizionale influenza, non può certo rimanere a guardare la svolta della regione verso l'Unione Europea. Allora noi abbiamo una situazione del tutto particolare, perché c'è tutto quel gruppetto di nazioni che da qualche tempo in qua, soprattutto dopo i bombardamenti umanitari e della NATO sulla Serbia, no, stanno vedendo con ottica interessante di avvicinarsi all'Unione Europea. Ma questo è un discorso, tra l'altro, anche ambivalente. No, ma sempre lì c'è sempre il discorso da una parte dell'est-ovest, ma anche dall'altra della direttrice nord-sud, cioè fra noi e la Germania, cioè la Slovenia, per esempio, la Serbia, la Croazia, eccetera. Sono paesi che satellitano un po' verso l'Italia e un po' verso la Germania, a seconda di come tira il vento politico ed economico. Allora, attenzione che nella geopolitica gli aspetti sono sempre ambivalenti, come dicevo. Se abbiamo un avvicinamento all'Europa di tutte queste nazioni, che non sono poche, che poi tra l'altro ci sono delle nazioni come la Slovacchia, i cechi che hanno marchiato
sì, hanno numerato giustamente. Certo. Io gli ho hanno fare... fatto benissimo. Parla, Madonna, ma dovremmo farlo anche noi, perché c'è già... fatto... ci sono le zingare che vengono arrestate 50 volte nell'arco di un anno, che ogni giorno danno una diversa generalità. Esattamente. Qui siamo, io ti chiamo Giovanni, poi tu chiamati, sì, come cazzo ti pare. Non solo, ma quello volta che succede in Italia è terrificante. Se prendono uno di questi qua e magari è vecchio dai 90 anni, con la barba bianca così, gli chiedono come ti chiami e quanti anni hai, lui dice quello che ritiene dover dire, dice che ha meno di 18 anni, sono costretti a metterlo, sì, è vero, nelle carceri infantili, è vero, lì, è vero. Quelli di qui di Casal del Marmo. Di Casal del Marmo. Dove io so perfettamente che le cose avvengono così perché me l'hanno riferite. Laddove in Germania li marchiano subito, dice tu ti chiami così benissimo, questo è il tuo nome, metti il pollice nel portafoglio. Tiriamo il codice. Io poi ti metto il codice nel culo. Guarda, allora, dopodiché la prossima volta che te becco tu te ne vai, e poi giustamente questi vengono in Italia. Ricordo un'intervista, ma l'hai visto quello che ha ammazzato quei due sì, anziani lì, sì, a Pelagonia, che ha detto posso andare a casa? Sì. Vai a casa, giustamente, è così, è allucinante. Questa allora, è l'opinione che c'ha la, diciamo, il pubblico medio, no? Non solo, in ma, giro per il mondo dell'Italia. Certo, ma non solo, ma hanno di recente hanno anche chiesto il diritto di non pagare né il treno né gli autobus, capito? Mi pare giusto, dategli tutto, però attenzione, stiamo arrivando alla conclusione a cui volevo arrivare io. Intanto leggo alcune righe di questo importantissimo articolo. La rivista è Le Monde Diplomatique, si trova nelle principali librerie di tutta Italia e nelle principali dei giornalai, ad esempio quelli delle stazioni. Chi vuole leggere un vero autentico testo di geopolitica deve comprare Via Veneto, per esempio, sì, anche, no? Le Monde Diplomatiche. Io lo compro qui sulla Via Cassia perché c'è un grosso giornalaio che ha tutte queste riviste. Allora, continuiamo. È possibile che Serbia, attenzione, Kosovo, Montenegro e Macedonia, voi vedete ad esempio a questo punto di vista qual era il significato, qual è stato il significato della frammentazione in questi staterelli che prima erano un tutt'uno nella Jugoslavia, quindi il ruolo politico... Non a caso distrutta la Jugoslavia, esatto, perché doveva tornare buono... Doveva essere la frammentazione che appunto si chiama balcanica, la balcanizzazione... Della Balcania. Della Balcania. Balcanizzazione è un termine ottocentesco, certamente, diciamo. Ma era la stessa cosa. Era la stessa, sì, cosa. Sì, sì, sì. Lì però nell'Ottocento c'era anche l'imprinting di Venezia, che adesso non c'è più. Venezia svolgeva un ruolo che l'Italia non è stata più in condizione di svolgere. È possibile che sia... Allora, no, Kosovo... va detta un confuto quello che dici. Perché? Perché l'Italia magari anche moralmente, anche diciamo sotto il profilo della personalità politica dei suoi uomini politici non ha l'altezza, ma solo per un fatto di posizionamento mediterraneo al centro del sud e del nord dell'occidente storico, per forza di cose comunque è arbitra di quello che succede in questa area geopolitica. Ma non nel Adriatico, non ce lo permettono, quello che volevo dire. Non ce lo permettono, ma prima o poi devono deflettere. Ah, vabbè, nel vabbè. Momento in cui deflettono, noi per forza siamo per noi. Forza, che è fuori, prendiamo è fuori il discussione. Ruolo. Io volevo arrivare proprio a queste strane conseguenze. Stavo parlando di Venezia, perché fino a quando Venezia non è stata smantellata da Napoleone, e siamo all'inizio dell'Ottocento. Ricordiamo Napoleone massone, ricordiamo, sì, Napoleone, vabbè, finanziato dai gesuiti. Vabbè, in ogni caso Napoleone faceva i suoi interessi di carattere imperialistico in quel momento. Certo. Ha eliminato Venezia, e Venezia fino a quel momento controllava spietatamente l'Adriatico per 2000 anni. La Dalmazia. Per 2000 anni. La Dalmazia. Per il tramite della Dalmazia controllava tutto il resto. Tant'è vero che se non ci fosse stato... No, fino a Cipro, fino a Dodecaneso. Oh, beh, dici niente. Questa è la ragione per cui Mussolini, il primo atto... Ma anche in Turchia, anche il in primo Turchia, atto, anche a Istanbul. Il primo atto di geopolitica di Mussolini è stato appunto
l'impossessamento di quelle bellissime isole, di cui abbiamo lasciato ancora tracce indelebili. Basta andare da quelle parti e rendersene conto. Continuiamo. È possibile che Serbia, allora guardate, i nomi sono questi, Kosovo, Montenegro e Macedonia si trovino effettivamente in una linea di fuoco, e lo vediamo, ma nella linea di fuoco, lo ripeto, ci sono le mandrie dei migranti. Così, questa è l'operazione strategica ideata dai vari Lutwak e Kissinger. Ah, ho visto che hai postato quel libro che ti avevo dato di Lutwak, la conquista del potere. Esattamente. No, il colpo di Stato, la tecnica di un colpo di Stato. Tecnica di colpo di Stato, di Lutwak. Che è, non è di Lutwak, è una metodologia messa in atto da qualunque servizio segreto. Studioso. Lutwak è uno studioso, se studia queste cose. Prima di Lutwak c'è stato chiaramente Malaparte. Nel libro che all'epoca non fu pubblicato in Italia e che io ancora in edizione francese, Technique du coup d'état, Malaparte analizza il colpo di Stato di Mussolini, il colpo di Stato di Kapp, e dimostra perché è fallito, e un altro paio di colpi di Stato, di cui non mi ricordo, ma i più importanti sono quelli, e soprattutto il colpo di Stato di Kapp, perché fa capire che i colpi di Stato vanno organizzati molto bene e bisogna saper gestire, la base e non i vertici, perché se tu occupi la radio e tre o quattro ministeri, li resti e non esci fuori. Anzi, a proposito dell'esito del colpo di Stato di Kapp, consiglio sempre la lettura del grandissimo libro di von Salomon, I proscritti. Ok, proseguiamo. E quanto affermava il segretario di Stato statunitense John Kerry il 24 febbraio scorso davanti al Comitato per gli Affari Esteri del Senato. Ma la Russia è stata la prima a fare un parallelo tra l'Ucraina e i Balcani. È ovvio, la Russia sta qui, l'Ucraina sta qui, i Balcani stanno qui, la Russia si sente circondata. L'operazione non può essere che di quel tipo, no? Gli argomenti portati da Mosca nel marzo 2014 per giustificare l'annessione della Crimea suonavano come un'eco beffarda di quelli con cui l'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, NATO, nel 1999 presentava la campagna di bombardamenti che il defunto filosofo Costanzo Preve aveva descritto in un bellissimo libro intitolato I bombardamenti etici, per far vedere le incongruenze e le falsità della società contemporanea. La campagna dei bombardamenti aerei su quel che rimaneva della Jugoslavia. In entrambi i casi si sarebbe trattato di prevenire una catastrofe umanitaria. Durante la conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza, il 7 febbraio 2015, quindi veramente ieri, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha citato questo parallelo, sottolineando che non c'era stato un referendum per l'autodeterminazione del Kosovo. È vero. Diversamente da quanto è avvenuto in Crimea. Valentiniano secondo la posta. Sì, che lui anche aveva. Che apostata? Valentiniano II, che c'entra? Era lui che ha difeso i confini contro gli ostrogoti, gli unni, eccetera. Ma non era l'apostata da Valentiniano, che dici? L'apostata, hanno chiamato apostata solo Giuliano. Ah, Giuliano. Sì, Valentiniano. Ma anche no, mi confondevo perché entrambi hanno fatto una serie di campagne militari fra il 250 e il 290, sempre nei Balcani per difendere appunto la porta d'ingresso all'impero. È naturale. Diversamente da quanto è avvenuto in Crimea, così la secessione della Crimea, seguita dalla sua annessione alla Federazione Russa, sarebbero più conformi al diritto internazionale rispetto all'indipendenza proclamata dal Kosovo. Qui sono delle piccolezze che ci lasciano assolutamente indifferenti. Proseguo ovviamente saltando, perché questo è un articolo.
candidato del Partito Progressista Serbo, SNS, formazione proveniente dall'estrema destra nazionalista, per tradizione fortemente russofila, se lo sappiamo, Tomislav Nikolic è risultato vincitore nelle elezioni presidenziali del 6 maggio 2012 a danno di Tadic. Il SNS ha ottenuto la maggioranza assoluta anche alle elezioni legislative anticipate del marzo 2014, ieri. Nel 2008 aveva intrapreso una sorprendente svolta filo-europea. Da allora, anche se Belgrado e Mosca non possono far diversamente, sono le stesse etnie, da allora anche se Belgrado e Mosca conservano stretti rapporti, il nuovo uomo forte del paese, il primo ministro Aleksandar Vučić, rivendica una linea politica sempre più filo-occidentale. Allora, il fatto di aderire all'Unione Europea non significa di essere filo-occidentale, il fatto che l'Europa, l'Unione Europea oggi sia servita a interessi atlantici non significa che prima o poi non si sganci, è una questione di peso politico. Più aumenta il numero delle nazioni che aderiscono all'Unione Europea, più aumenta il peso strategico, no? Ponderale, proprio ponderale, dell'Unione Europea sul progetto di sganciamento dalle politiche occidentali, mi pare ovvio. È lì che parlava appunto delle strategie ambivalenti ma naturali. Politiche atlantiste, non occidentali. Sì. Sì, però praticamente è anche occidentalista. Sì, però chiamiamoci più questo paragone più atlantista naturale, rispetto a. Più l'Europa si rafforza numericamente, più ha peso nel patto atlantico. Certo. Questa posizione, sia essa figlia della convinzione o dell'opportunismo, potrebbe anche a breve rimettere in discussione il sacrosanto principio di neutralità militare della Serbia. Sollecitato dai suoi partner europei, il governo serbo ha tuttavia rifiutato di applicare le sanzioni contro la Russia, che pare ovvio, in nome dei suoi interessi economici e dei tradizionali rapporti di amicizia tra i due paesi. Sarebbe il colmo dei colmi che i cugini serbi facessero, no? delle obiezioni nei confronti dei cugini russi, cioè, no, è un'assurdità. Oh, attenzione. Per la filo statunitense Jelena Milic, direttrice del Centro Studi Euroatlantici di Belgrado, CEAS, ci sono anche lì, Centro Studi Euroasia, in Italia ce ne sono centinaia, i personaggi che ruotano in questi centri studi finiscono tutti, chi al governo, chi al sottogoverno, chi a controllare l'economia, no? Allora, diceva appunto Jelena Milic, proseguendo sulla strada dell'integrazione europea, il margine di manovra della Serbia si ridurrà. Il paese dovrà allineare la sua politica estera a quella dell'Unione, ma anche quella dell'Unione dovrà adeguare la sua politica estera alle esigenze, no, del peso ponderale, che non è soltanto della Serbia, ma di tutti i paesi limitrofi e della Balcania in generale. Non siamo ancora a questo punto e Belgrado crede ancora di poter conservare una linea di equilibrio in un mondo polarizzato dalla crisi ucraina, lo sappiamo. Neanche le vicine Slovenia e Croazia hanno tagliato tutti i ponti con Mosca. Ieri una piccola, diciamo, interruzione. Ieri ci sono state le votazioni in Polonia e ha vinto il partito anti-euro e anti-euro. Infatti è naturale. E quindi la Polonia già si sgancia. Esattamente. Di fronte al colosso russo, le tendenze indipendentiste polacche, che sono fatalmente antirusse, vengono a finire. Perché è più bello stare con la Russia e non avere il pressing. Sicuramente oggi è più democratico. E avere il pressing economico-finanziario occidentalista, capito? Che non che tutto il resto. Mi fa piacere questa notizia e proseguiamo. Neanche le vicine Slovenia e Croazia hanno tagliato tutti i ponti con Mosca, te credo.
un incontro tra uomini d'affari russi e sloveni è avvenuto a Lubiana alla fine del 2014. Nel febbraio 2015 un forum economico russo-croato ha suscitato vive polemiche a fronte dell'embargo internazionale. Ma ti immagini, i due paesi membri dell'Unione Europea applicano le sanzioni contro la Russia, ma senza grande entusiasmo. E poi io mi domando come riescono questi qui a imporre a paesi che sono, poi hanno un minimo, no, di autonomia, di imporre delle sanzioni. Io come fanno questo? Per quale ragione? Io, se fossi il capo del governo, facendomi circondare da guardie del corpo, direi le sanzioni te le infidi nel culo, a te gli direi, al negro le americano. Sanzioni oggi hanno un effetto positivo, perché quando tu impedisci, cioè fai l'embargo di alcuni prodotti, con la tecnologia che oggi disponiamo, di cui oggi disponiamo, un paese di medio calibro, tipo l'Italia per esempio, che subisce una sanzione, quindi gli mancano delle materie prime o quant'altro, le supplisce inventandosi qualcosa di nuovo. È quello che noi abbiamo fatto nel 36. Nel 36 con, certo, la Turchia. Certo. Benvenissero quelle sanzioni. Abbiamo sviluppato la chimica italiana del dopoguerra. Che ha creato lì è nato il premio Nobel. Certo, certo. Abbiamo sviluppato tutte le tecnologie possibili. Hai capito? Andiamo avanti. Abbiamo sviluppato la Olivetti, viva Dio. Certo. La compagnia petrolio e gas ungherese, che Magyar, ricordiamocelo sempre, Olivetti ha prodotto il primo PC portatile al mondo. Esatto. Oltre ad avere esattamente il controllo delle macchine da scrivere. Il controllo mondiale. L'hanno data all'occidentalista che sappiamo, il quale l'ha fatta fallire proprio per favorire la IBM. Diciamo il nome e cognome di questi infami, no? dillo. Dai, non mi viene. Nemmeno me, appunto. è l'editore di Repubblica. Certo, quello che è De Benedetti. È il domus, è il dominus della finanza italiana, però abita e risiede in Svizzera. Esattamente, De Benedetti. De Benedetti. Non l'ingegnere è De Benedetti. Soprannominato l'ingegnere, sì, posto che lo sia. Che mi fatto. Allora, la compagnia petrolio e gas ungherese doveva vendere al gigante russo Rosneft le sue quote della società croata INA, Industria Nafte, ma la transazione è stata bloccata su ordine di Bruxelles all'inizio del 2014, aggravando la crisi dell'industria petrolifera croata. Ecco come vanno a finire le cose. Nel settore energetico si concentra la maggior parte degli interessi economici russi. Sempre per la libertà di mercato. Esattamente, nella regione. Libertà di mercato che, guarda caso, fa vantaggio sempre di lor signore, forte, che è controllato dal lor signore. Mentre gli altri scambi sono decisamente limitati. Così l'Unione Europea resta, distaccando la Russia, il primo partner economico di tutti i paesi della regione, mi pare che è ovvio. La visita di Vladimir Putin a Belgrado il 16 ottobre 2014 doveva essere l'occasione per celebrare l'amicizia tra la Serbia e la Russia. Si era persino deciso di anticipare di qualche giorno la data ufficiale delle celebrazioni del 70° anniversario della liberazione di Belgrado, il 20 ottobre 1944, per fare del presidente russo l'invitato d'onore alla più grande parata militare mai organizzata dopo la morte del maresciallo Tito. Ma la giornata è stata rovinata dal rifiuto della Serbia di concedere lo status diplomatico a tutto il personale del centro umanitario di Nis. Per tutta risposta il presidente russo ha lasciato cadere la richiesta di Vucic di uno sconto di 200 milioni di euro sulla fattura del gas. 6 settimane dopo, il 1 dicembre, la Russia annunciava l'abbandono del progetto di gasdotto South Stream, che avrebbe dovuto permettere l'approvvigionamento di gas russo all'Europa senza passare per l'Ucraina. E su questa cosa ci fermiamo, perché sennò andremo troppo per le lunghe. Ricordiamoci però che la politica è geopolitica. E allora, siccome, come vi ho detto prima, sono convinto che i migranti siano, poi c'è un articolo che leggeremo un'altra volta, eccolo qui, la guerra degli anni 90 in veste ucraina,
Ricordiamoci che i migranti, seguimi bene, se sono, se i migranti sono i bisonti che vengono scagliati dai cowboys nei confronti della Balcania, il fatto che l'Italia se li vada a prendere e se le porti non è un bastone tra le ruote della strategia balcanica occidentalista? Infatti ce l'hanno tutti con l'Italia perché li raccoglie. Quindi vedete bene che la Francia, amici, l'Inghilterra, la Germania no. Vedete bene che le strategie geopolitiche sono molto più fini e molto più consistenti di quanto non si possa pensare. Guardatevi i filmati di questi poveracci che si infiltrano tra i fili spinati, invano contenuti dalle polizie della Balcania in generale, dell'Ungheria, della Croazia, della Serbia, della Macedonia, e vedrete che succedono cose molto strane. Ti danno l'idea dell'acqua che scorrendo dall'alto verso il basso si infiltra un po' dappertutto. E questi non possono che essere i veri bisonti utilizzati tranquillamente da loro signori, capito? Fintanto che il pressing sarà tale, e ricordiamoci che ho selezionato da qualche parte un articolo, mi pare che sia un articolo pubblicato da Repubblica, in cui si dice che il pressing dei migranti durerà fino al 2050. Allora, nel 2050 noi siamo morti, così ve la pigliate, voi giovani, che non reagite adesso, ve la pigliate del culo, cari giovani. Arrivederci presto. So long. Sempre lunghissimo. Per i giovani.